Allora, sempre al Santuario di Villa Briano siamo con l'artista Stefano Visco che ci illustrerà un po' le sue opere. Buonasera, come vedete qua queste sono sculture maggiormente a basso rilievo su pietre di vari tipi di marmo, marmo di Carrara maggiormente, e sotto vedete questi blocchi di pietra grande. Questa è una pietra calcarea tipica di San Donato Vallo di Comino, che era poi la patria degli scalpellini, quindi ho ripreso un po' questa antica tradizione per non mandar perso quel lavoro manuale e mentale dell'essere umano, diciamo così. Poi ecco, c'è un lavoro anche in legno, se vedete là c'è anche una scultura in legno un po' particolare di questo Cristo ammaliatrice delle folle come le sirene di Ulisse, perciò ho voluto fare questo simbolo, che poi la forma del pesce è anche come dire, il simbolo dei cristiani, quindi c'è tutta una sua simbologia dietro, eccetera, eccetera. E sono lavori, diciamo così, fatti proprio tutti a mano dagli attrezzi, io parto proprio dalle origini, forgiandomi gli attrezzi da me. E a mano, insomma, ecco, tipo vedete là, ci sono le tracce tipiche della gradina, un'attrezza a forma di pettine che serviva sia per la sbossatura che per lasciare quei tipici segni così. Blocchi di pietra che vado poi a trovare nelle zone di montagna, quindi una volta estratti questi blocchi di pietra, portati a valle, quindi è così, un po' di estro chiaramente, un po' di fantasia da parte della persona che. E tutto sommato sta dando dei risultati abbastanza buoni, diciamo, per quanto riguarda. Da quanti anni si dedica a questa? Questo sì, io ho cominciato i primi lavori a fare i muri a secco, il famoso macere si chiamava, le famose macere, muri della memoria con mio suocero, quindi saranno una ventina d'anni che ho cominciato a fare questi lavori e ho cercato appunto proprio dalla materia, dal muro a secco, la pietra così ordinaria, a riuscire a ricavare piccole cose, come vedete questa statuetta ciociara, un po' particolare, un po' stilizzata, da un piccolo masso, diciamo che chiamiamolo così, insomma, per capirci. E questo è uno stipite di una porta antica buttato, quindi riciclare anche poi i materiali buttati dalla montagna, eccetera, eccetera. Quindi una ventina d'anni che faccio questo lavoro, che è una passione, non adopero alcun attrezzo moderno perché riesco a entrare nella materia. Questa simbiosi è importante, bisognerebbe un po' riprendere dal passato. Sì, lei già poc'anzi diceva che usa degli attrezzi probabilmente coniati da lei e non normale che si trovano in vendita, insomma. No, no, assolutamente, sono attrezzi che io forgio, se poi sono un amante anche del Medioevo e quindi forgio armi medievali, e anche perché gli antichi attrezzi purtroppo è difficile Difficile reperirli, trovarli, quindi certo. in base a ogni ricerca storica, in base c'è, cioè, quindi prendo queste antiche lime, le riscaldo, le ritempero e faccio uscire questi attrezzi qua. Dove ha esposto, oltre naturalmente qui nella zona? Sono stato a Grottaferrata, Frascati, fatto queste, ultimamente ho fatto una mostra proprio a San Donato, giustamente proprio la patria. Quindi devo, ecco, fare un'esposizione alla Biblioteca Mondadori di Fondi, a Latina, provincia di Latina. Ecco, adesso giustamente qua la Madonna di Briano. Sono un po', diciamo così, orso, preferisco più stare nel mio laboratorio chiuso, è proprio una mia indole così particolare. Ma comunque poi riuscire fa anche piacere perché gratifica un po' anche la Certo, persona. ogni tanto i lavori che lei fa. Bisogna uscire da quella pelliccia che dicevo prima Certo. dell'orso, anche perché altrimenti fai i lavori, ce l'hai a mucchiare a casa E non ti conoscono, e certo. neanche va bene, No. quindi questo mi sta dando anche soddisfazioni da questo punto di vista. Infatti poi sono stato alla RAI diverse volte, andavo a casa, non volevo uscire, poi alla fine forse sto tra virgolette esagerando, Certo, però vedi. faccio. Però comunque Ne fa ho insegnato alle conoscere. scuole 2 anni, sono corsi di scultura, Monte Cassino, al Corteo Storico di Monte Cassino, faccio l'esposizione nel Palagio Badiale. E tutto sommato, diciamo, si riscuote un bel successo, anche perché ecco, ho fatto una scultura a San Donato, omaggio agli scalpellini, con un blocco di pietra ricordo questa persona che sarebbe poi l'artigiano che ha l'occhio della mente che riesce a diventare un più estro a creare, insomma, al di là del lavoro di per sé per sopravvivere, come si diceva un tempo, insomma, quindi. E poi a ogni, diciamo, opera maggiormente accompagno anche con qualche lirica, come si dice, quindi. Questo lo volevo donare adesso al Santuario di Briano, questo angelo in pietra. Fa piacere che sta qua, insomma, in un luogo, insomma, di culto. Bene? Va bene, grazie per l'invito Grazie. dedicato, in Grazie a bocca al voi. lupo per tutto.